È stata durissima avere questa faccia qua su una foto. Era da un po' di anni che volevo cambiare la mia foto profilo. Ora lo so che voi direte: ma che te lo fa fare? Ma si cambia, prende uno del cellulare. Ma invece no. Insomma, il sottoscritto si era fatto un sacco di paranoia su questa foto profilo, tant'è che in passato sono andato da un paio di fotografi e non era uscita bene. Tant'è che quella foto che avete visto fino a qualche settimana fa, l'avevo scattata io. Quella che invece c'è oggi mi sono affidato a Max Bertoli, che è un fotografo molto, molto bravo e molto conosciuto, con cui lavoro anche per altri progetti, per i progetti dei miei clienti. Ma neanche lì ero molto contento. Ho detto: devo trovare prima io qualche cosa bene in testa che funzioni. Lo so, la maggior parte di voi mi dirà: sono paranoico. Invece no, per me è importantissimo avere un'immagine del profilo adeguata. Non soltanto perché voglio fare il figo su Facebook a raccogliere like se è una bella o no foto. Basta avere ormai una reflex e de della bella luce, la foto esce bene. Ma quanto in realtà la capacità di chi fotografa, un essere umano, a capire come vengono fuori alcuni tratti della personalità, della figura, del profilo, appunto, in una foto. E allora vi ho chiesto, dopo averne scelto un po', anche venerdì scorso l'ho pubblicata, quale delle due? Cioè, perché poi c'era il punto di domanda: ma in bianco e nero o a colori? Ma questa foto va bene oppure no? E avete scelto, per pochissimi voti, che erano 4-5 voti di differenza, per cui pari patta quasi, la foto a colori. Ora, al di là del ragionamento estetico, che chiaramente il mio soggetto non aiutava, ma il punto è quanto oggi siamo ipnotizzati da queste immagini. Una volta sono stato da un nuovo cliente, primo appuntamento, e dice: Mario, bello, fantastico, però sai un appunto, la foto che hai messo non ti rispecchia totalmente. E ormai io ero così tanto abituato a vederla che neanche più pensavo che fosse ormai vecchia, che non fossi più io. Dobbiamo farci riconoscere, dobbiamo farci conoscere dalle persone anche attraverso strumenti digitali e non soltanto. E poi una cosa che a me piace tantissimo è utilizzare la stessa identica foto su tutte le presentazioni, su tutti gli speech e su tutti i social, così che la persona che mi vede da una parte poi mi viene a riconoscere dall'altra. E anche lì la scelta della foto deve essere adeguata, importante. Chiaro, non eccedere nel giacca-cravattismo su LinkedIn, non eccedere nella t-shirt e il cocktail su Instagram. Cioè, trovare una dinamica che può funzionare in tutti questi ambienti per essere riconosciuto. Spero che queste indicazioni siano state utili per qualcuno che in questo momento vuole cambiare la propria foto profilo, sempre più importante, sempre più determinante per comunicare noi stessi. Commentate nei miei commenti o pubblicate le vostre foto.